La nocciola per me è una ricaduta importantissima, proprio a livello economico, sia per l'aspetto agricolo, quindi dei coltivatori, ma anche per l'aspetto industriale. Corte Emilia è praticamente il paese più importante a livello della lavorazione della nocciola, quindi dei 200-220 mila quintali che tutti gli anni vengono prodotti in Piemonte di nocciola, buona parte di questi vengono lavorati a Corte Emilia. Quindi la fiera per noi è un momento importante, un momento di riflessione, un momento di promozione del nostro fantastico territorio. Ecco, che momento vive il vostro settore? Il maltempo ha forse anche un pochettino influito su... Ma sì, io ho approfittato anche per ringraziare la Regione di questa opportunità che ci ha dato oggi, ma la ringrazio soprattutto anche perché domenica scorsa era vicino a noi, il Presidente Cirio, l'Assessore Protopapa, erano a Corte Emilia perché abbiamo avuto un evento atmosferico veramente importante, che ha devastato parecchio anche le coltivazioni e anche le aziende. Quindi per noi abbiamo deciso subito di rilanciare la Fiera della Nocciola, perché aspettiamo tanta gente a Corte Emilia anche per dare un segnale positivo al nostro comparto. Noi non abbiamo perso neanche un giorno, tant'è che nell'immediatezza dell'evento eravamo già operativi con la nostra parte, diciamo, amministrativa, ma soprattutto con i nostri tecnici che hanno circoscritto l'area interessata e che oggi stanno raccogliendo i danni. Danni che sono alle abitazioni, ai tetti in particolare, danni alle automobili e danni all'agricoltura. Due percorsi diversi con i quali attiviamo le procedure di richiesta di calamità naturale per attingere ai fondi dello Stato, ma con l'impegno anche a coprire alcuni di questi danni con risorse regionali per riuscire a dare risposte più rapide alle persone che hanno perso buona parte, in qualche caso tutto, il proprio raccolto oppure la propria comunità. Lo stanziamento dipende evidentemente dall'ammontare dei danni. Noi abbiamo come termine entro luglio quello di individuare l'ammontare complessivo, vediamo con lo Stato qual è la quota dello Stato in modo da dare come regione una quota integrativa. Ma ripeto, per aiutare chi ha perso quasi tutto e che non era assicurato, ma penso anche ai proprietari delle automobili, non parliamo di danni estetici alle auto, parliamo di sfondamento di vetri che rendono inagibile un'auto, e noi a queste persone non possiamo lasciarle sole. La Fiera Nazionale della Nocciola quest'anno si svolgerà dal 19 al 27 di agosto, con un'anteprima il lunedì 14, un'anteprima dedicata ai giovani, con la passeggiata enogastronomica per le vie del Borgo La Pieve e il concerto dei Fell 65. Inaugureremo la fiera davanti al Palazzo Municipale sabato 19 agosto alle 17.30 e ci addentreremo subito nel centro dei due borghi, nel Borgo di San Michele e nel Borgo di San Pantaleo, con la passeggiata enogastronomica. Primo giorno di fiera, domenica 20 agosto, dalle 9 del mattino i due borghi ospiteranno tutti i produttori della regione Piemonte, e non solo, ma di altre regioni d'Italia, arrivare poi alle 10.30 in piazza Oscar Molinari con uno dei più importanti, uno dei tanti convegni sulla nocciola. Durante tutta la settimana, da martedì a venerdì, lo stand gastronomico presso i locali del convento francescano sarà aperto a cura della Proloquio di Corte Emilia, che ringrazio. E per terminare poi il secondo weekend, quindi venerdì 25, sabato 26 e domenica 27, con un secondo weekend dedicato alla cultura, all'enogastronomia e alla nocciola. Venerdì 25 il concerto di Fausto Leali presso il Parco La Pieve. Ultima domenica dedicata di nuovo alla nocciola, dalle 9 del mattino per tutto il giorno, per tutta la giornata nei due borghi, la fiera della nocciola.